Entriamo in cronaca diretta nella partita fra Dream Team e Adodonag, quando il punteggio è ancora di 0-0. Match è iniziato da poco, ma si prospetta subito molto equilibrato. Belle le individualità presenti in campo. C'è Fulvio Sorgente fra i pali per le fila del Dream Team. Vediamo la battuta di Luciano Somma, che tocca dietro per Citro, che viene colto impreparato. La palla viene lasciata scorrere sul fallo laterale. Sarà quindi per l'Adodenag con Dodo Mascetti, la rimessa laterale, tocca corto per un compagno, ancora Mascetti, prova a rientrare sul sinistro, Mascetti, la palla finisce in calcio d'angolo secondo il signor Nicolella. Ora va Mascetti, battuta dalla bandierina, la palla alta, squillata per un compagno che prova subito con il sinistro volante. Sorgente dava comunque l'impressione di coprire la traiettoria della sfera, comunque è morta sul fondo, quindi nulla di fatto. Ancora Cito dalle retrovie, prova un lungo rilancio per Paduano, che è andato a scattare. Facile preda la palla del portiere dell'Adonag. Ancora la palla allargata a sinistra, Paduano contrato. Sinistra laterale quindi per gli Adodenag. Ancora palla centrale allargata a destra per Baratto, ancora che prova a convergere al centro, la palla per Mascetti, esce Sorgente, De Lucia prova ad allargare per Luciano Somma sulla destra, sarà rimessa per gli arancioni, ancora amministrano, ci avevano aiutato Tenag con questo tiro, la palla che sorvola la traversa e va sul fondo. Rimessa dal fondo quindi per Sorgente, che prova a la lunga gittata a cercare Paduano, intercettata da Baratto, che prova a servire Mascetti ancora centralmente, la palla per Adodenag, tocco corto che la palla va ancora per Mascetti, che prova ad allargare la palla in mezzo, ancora Mascetti, Mascetti, Mascetti davanti al portiere, la palla a rimorchio e c'è la rete! E c'è la rete degli Adodenag con De Marco, che va a segnare l'1-0, grandissima l'azione di Mascetti nello stretto, con un paio di finta, ha eluso la difesa e ha servito, però adesso diciamo solo intanto, ha servito dicevamo Di Marco, che è andato a siglare l'1-0 battendo un delvero incolpevole Sorgente. Ora la reazione dei Dream Team affidato a Citro, che con un numero prova a servire Paduano in profondità, la palla viene però deviata dallo stesso Sorgente, che si occupa della rimessa laterale, ancora il lungo rilancio di Somma a cercare Citro, cambio di fascia, ancora tocco centrale per De Lucia, che prova l'imbucata per Somma, che invece era venuto incontro, non capisce il movimento in verticale, sarà quindi messa dal fondo per Minopoli, portiere di Adodenag. Oh! Seguiamo il lungo rilancio, cercare ancora Baratto, che prova destro contrato di Marco, ci aveva riprovato. La palla è per Sorgente, il lungo rilancio intercettato, c'è Somma che chiede 1-2 a Paduano. Benissimo Mascetti in fase di interdizione. Seguiamo l'ultima azione prima di chiudere il nostro collegamento. Ancora azione offensiva di Adodenag, intercettata dalla Citro, che prova la bomba di destro deviato, calcio d'angolo. 1-0 per gli Adodenag, gol di Di Marco, chiudiamo qui il nostro collegamento. Siamo con De Marco, migliore in campo della partita che gli Adodenag hanno vinto per 1-0 contro il Dream Team. Gol vittoria per te, un commento sul match. Bella partita, tirata, 1-0 fino all'ultimo. Abbiamo meritato la vittoria. Senti, dopo questi 3 punti li lanciate anche in classifica, l'obiettivo qual è? Avviciniamo al primo posto, speriamo di far bene. Va benissimo, grazie.